Questa è Santa Chiara e oggi infrangeremo uno dei divieti più strani di Napoli. Vale, tra poco ti spiego perché ti avrebbero mandato in carcere, però spiegami prima tu perché mi hai portato qui. Beh, ti ho portato qua perché è uno dei primi posti che ho visto qua a Napoli e perché appunto mi sembrava strano che ci fosse una parte della città di Napoli in cui non si potesse giocare a calcio. E infatti noi ci troviamo proprio sotto un bando del 1708 che vieta non solo il gioco del calcio ma qualsiasi tipo di gioco nel cortile di Santa Chiara, e addirittura non solo è minacciato il carcere ma anche una punizione di circa 25 once d'oro, equivalenti a quasi 50.000 euro attuali, e se qualora fosse stato necessario anche la pena di morte. Però i napoletani non se ne fregano niente e quindi hanno continuato a giocare a calcio, addirittura qua si chiama pallonetto di Santa Chiara perché c'era proprio un campo di gioco con la palla.